Ciao ragazzi, ciao a tutti, spero che stiate tutti bene, anche perché dopo un'esperienza simile con la scuola, con le altre situazioni che sono create, non deve essere stato facile. E purtroppo ci viene a mancare anche quel bel campo di impegno, di servizio, di gioia, di condivisione che è stata sempre l'estate ragazzi in oratorio. Certo, ci sono alcune attività, speriamo che possono essere accolte, che possano essere vissute con tutte le difficoltà di queste indicazioni stringenti, ma appunto la situazione è così complessa. E allora ci viene aiuto proprio questo brano di Vangelo che ascolteremo domani. Gesù ci ricorda una cosa fondamentale: non abbiate paura, non abbiate timore. Questa è la cosa fondamentale. Abbiamo la vita, voi avete la vita, avete qualcosa di grande, di bello, certo, una situazione molto complicata e difficile per l'Italia, per le nostre città, per le nostre famiglie, a volte c'è, e spesso c'è la situazione della mancanza di lavoro, della ripresa che non è semplice, di difficoltà di ogni genere, vale anche per la scuola, ma non dobbiamo perdere la speranza. Gesù ci dice: non abbiate paura. La vita è qualcosa di grande, di bello. È qualcosa grazie alla quale noi possiamo continuare a fare la cosa più bella. Vivere anzitutto facendo della nostra vita un dono. Questa è la grande realizzazione, così come Gesù ha fatto di sé. E allora non dobbiamo avere paura di nulla, né della verità, né della libertà che abbiamo e che va giocata bene, né di questo tempo. Difficile sì, ma che possiamo fare in modo che possa portare un frutto grande. Questo è l'impegno del Maestro. Il Vangelo ci ricorda questo, la prima lettura ci ricordava appunto la situazione di Geremia. C'è una situazione difficile, eppure nonostante questo, il Signore è la nostra forza, perché il Signore è con noi, perché vuole il bene nostro di tutti. E allora questo è il messaggio più bello, non abbiate paura. È difficile per tutti. Certamente, sarà un'estate particolare, ma proprio per questo può diventare unica se noi mettiamo tutto il nostro impegno. Insieme a Gesù Cristo, che ha dato se stesso per noi, insieme agli altri, insieme ai nostri cari, possiamo fare qualcosa di bello. In questa settimana c'è stato venerdì, ci sarà, ma c'è stato per quando sarà messo questo video. La solennità del Sacro Cuore non è una questione di sentimenti o di sdolcinature, no, il cuore è qualcosa di importante, il luogo dove noi decidiamo. Un cuore può essere un cuore aperto, un cuore che pulsa, un cuore amante, un cuore di pietra. E allora chiediamo al Signore, lui il cuore l'ha avuto così grande che è stato trafitto da questo, sulla croce, quella scena che possiamo avere nelle orecchie, oppure vediamo spesso in qualche raffigurazione, in qualche affresco, in qualche tela. Ecco che diventa per noi un esempio grande, un esempio di chi ama fino in fondo. Ed è la cosa più bella che voglio augurarvi in questa prima riflessione per questa domenica. Non abbiate paura, il Signore è più grande di tutto, ce la possiamo fare. Perché? Perché non c'è la bacchetta magica, ma perché il nostro impegno, la nostra capacità di mettercela tutta è grande, e ancora di più se è aggrappata, ancorata alla grazia del Signore. Buona domenica a tutti e buona settimana e buon inizio di attività per quanti riusciranno a partecipare, a fare, a impegnarci in tutto ciò che i nostri animatori grandi e via dicendo stanno cercando di preparare, di offrire a tutti voi. Buona domenica.